altro gioco. Beltariun? Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video. Oggi siamo per la prima volta su Deltarune, un particolare gioco creato da Toby Fox che viene considerato come il sequel di Undertale, il famosissimo Undertale che ha riscosso così tanto successo. Ed ora direi che possiamo cominciare, veniamo direttamente buttati, catapultati in questa nuova realtà. Come una catapulta! Ora, devi creare corpo. Questo è il tuo corpo. Lo accetti? Beh, io direi di accettarlo sto corpo perché in fin dei conti è bellino, dai. Sì, lo accettiamo. Eccellente. Hai creato una forma magnifica. Beh, grazie. Qual è il suo cibo preferito? Dolore! Dolore! Dagli un dono. Sapete che vi dico? All'alba vincerò! Deve essere simile a me, deve avere la voce. Cosa ne pensi della tua creazione? Non ti sentirà. Se devo essere sincero, ho un po' paura di quello che ho creato. Dai un nome al tuo corpo. Vabbè. Lo abbiamo chiamato Adopagatr. Eccellente. È la quarta, quinta volta che dice eccellente. Veramente eccellente. Arriviamo alla sesta. La tua magnifica creazione sarà ora scartata. Il tuo nome? Chris. Ok. Ma questo è Chara? Perché è Chara? Questo è il bagno. Vorrei farmi un bel bagno. Mi sono appena svegliato, sai com'è? È un cesso. Vuoi scaricare? Sì. Sto meglio! Chris, eccoti! Potremmo ancora farcela. Ok, e quindi cominciamo in maniera felice? Wow, la prima theme che ritorna! Wow, che ricordi, voglio che ricordi. Allora, avete tutti un... Oh, Chris, pensavamo non saresti arrivato oggi. Stiamo facendo progetti di gruppo questo mese. Quindi... fate un giro e trova un partner. Ok, cerchiamo un partner. Tammy? Ah, ecco, il Tammy dislessico. Come ce lo possiamo dimenticare? Questa cosa è una papera blu, va bene. Hai bisogno di un partner? Ok. Che faccia è? Spiegatemi che faccia è quella. Vabbè, sì, c'è il papero blu antipatico. Chi è questo? Ciao, Susie. Edgy, percepisco proprio il Linkin Park in questo essere. Sono in ritardo? Oh, no, è tutto a posto. Stavamo appunto scegliendo dei partner per il prossimo progetto di gruppo. E, Susie, stai con Chris. Bene, a noi capita quella che si taglia le vene. Grandioso. Vieni qua, Susie bella. Ora che sono tutti qui, scriverò l'assegno. Così, siccome sei arrivata per ultima, perché non vai a prenderlo per me? Ok. Bella, gioiosa la ragazza. E Chris, puoi andare con lei e essere sicuro che lo va a prendere e no, non si caccia nei guai? Ok. Vediamo se ha delle lamette, così magari ci tagliamo le vene assieme. È Bamba. Chris. Non ti avevo visto. Non hai visto niente, vero? Forse ho visto qualcosa? Perché ti avvicini? E perché sto indietreggiando? Raga, la cosa non mi piace. E... Lascia che ti dica un segreto. Sono tutto orecchi. Oh, che è sta roba? Le persone che stanno tranquille mi stanno sulle palle. Bene. Passatemi una lametta, comincio a tagliarmi. Pensi semplicemente che siccome non dici mai niente, non posso capire esattamente cosa stai pensando. Ed io se stai pensando al fatto che questa colonna sonora è ganza ma allo stesso tempo estremamente edgy, che non vengo espulsa per
Un vero massacro. Come un massacro. Chris, che ne pensi? Se perdi la faccia? Cosa? No, 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 aspetta, aspetta. Io me ne vorrei correre via. No, no. E ci droppa là. Ok, finiamola. Andiamo a prendere un altro grassetto. Ok, quello è l'armadio. Beh, ecco l'armadio. Peccato. Ci stiamo appena divertendo. Questa suona tanto come la frase di un inizio di un hentai. Beh, è bello che buio. Vedi? Perché sei così spaventato? Ah, non lo so, eri tu spaventatissimo. Poi c'è una musica inquietante di sottofondo. Ehi, Chris. Penso che questo armadio sia rotto. Rotto? Ci sono tantissimi aggettivi per descrivere questa situazione. Inquietante. È tutto buio. Ma rotto? Ok. Ebbene. No. 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 Ehi, questo errore è divertente. Facci uscire. Vedo che Susie incarna bene la mia mentalità. Infatti io mi taglio. Oh. Wale, che sta succedendo? Il pavimento. Non vedo niente. Morto. Stramazzato a terra. E invece no. Oh, però quanto è ganzo. Quanto è ganzo, voglio. Troppo bello, voglio anch'io quel vestito. Andiamo di qua. Da altre parti non possiamo andare. Cos'è quella cosa? Non mi piace. Si muove quella bort. Corri, corri. Si muovono entrambi. Si muovono entrambi. No, si muovono tutti. Oh. Che? Che è sta cosa? Cioè, mo è come se fossimo in una battaglia. Corri. Bello. Devo dire bello. Io non voglio stare la... Si è mosso qualcosa là. Si è mosso qualcosa. E si sta muovendo ancora qualcosa. No, devo per forza stare vicino a sto coso. Ah, ah, Susie, ciao. Perché sei ancora più edgy di prima? Tu ci hai portato in questo guaio e tu ci tiri fuori. Beh, che dire. Non è proprio così che è funzionata, che è andata la cosa. Però va bene, alzo le mani. Altrimenti questa mi magna. Che stai guardando? Ehi, Chris, c'è qualcuno là sopra che ci sta salutando. Hai idea di cosa vogliono? Che è sto coso? Ci sta buttando roba. Corri, Chris, è come se corro. Che è sta roba? Perché ci buttano delle picche? Corro, corro come il pazzo. Oh, sta funzionando però correndo solo. Oh, 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 no, 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 no. Vedi come schiva tutto. Intoccabile. Ado. No, 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 ok. Oh, che skill. Corri, Chris, qua sotto. Corri, Chris. No, pure qua. Porco diavolo. Corro, corro, corro come il pazzo. Scendo ancora. Oh, ce l'abbiamo fatta forse. Ce l'abbiamo fatta. Siamo ancora più giù. Che bello. Ma che posto è questo? E direi che posso concludere qui il video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace. Se volete ulteriori informazioni riguardo al gioco, al canale o a me, mettete l'hashtag dopagapoco nei vostri commenti. E ci vediamo alla prossima.